sulla destra troviamo San Guido, il fondatore. Poi nel 1005-1006 hanno fatto questo pronao, mentre nel 1005 hanno aggiunto anche le quarta e la quinta navata che adesso vedremo. L'unica cosa originale dell'epoca di San Guido, il romanico, si trova dietro, dove si vede l'abside, in cinque, alcune sono tagliate, che sono in pietra arenaria tipica di questa zona, che è l'unico pezzo originale che è rimasto insieme alla cripta, la chiesa sotterranea che adesso vedremo, che risale a quell'epoca. Per il resto poi anche all'interno la cattedrale ha avuto numerosi rimaneggiamenti lungo i secoli che adesso vedremo. Pur essendo molto composita, perché ci sono tanti stili di tanti secoli diversi, è una cattedrale che è molto gradevole per il turista e per chi viene a vederla.